Il primo atteggiamento che piace a un uomo e che lo fa impazzire è la provocazione. In inglese si dice shit testing, in inglese è la provocazione, quindi sarebbe un push pull leggero, un push pull verbale. La provocazione è importante, il primo segno, quindi la prima tecnica, il primo atteggiamento che lo fa andare fuori di testa è provocarlo. Dici, ah, ma sei carino, però sai, non credo che io e te potremmo andare d'accordo, oppure non sei proprio il mio tipo, ma sto davvero bene con te. Una provocazione di questo tipo che eventualmente fa pensare e lo fa domandare, lo fa dubitare su che cos'è che magari c'è che non va, però poi perché gli piaci? Ecco, quando un uomo sente queste cose, quando un uomo si avvicina a quest'idea di cercare di capire, si arrovella un po' per cercare di capire che tipo di interesse c'è nei tuoi confronti e che interesse nutri tu anche, beh, in quel caso allora lo fa impazzire e sicuramente lo seduci e gli piace. Tra l'altro la provocazione sarebbe anche una provocazione dove crediti qualcosa che lui fa sorridendo, per esempio, ah, non sei così in grado di fare queste cose e te la ridi un po', cioè prendi una cosa dove lui è molto capace, dove lui è molto attento, è in grado di fare, è in grado di applicare nella vita in generale, prendila, screditela e ridi su di essa provocandolo. Prima di andare avanti ti ricordo sempre di iscriverti al canale, sono Federico Picchianti, qua ovviamente trovi tutti gli argomenti di seduzione per donne nei confronti di uomini, in descrizione trovi anche il link per i miei libri che ho scritto e anche la possibilità di prenotare consulenze. Iscriviti al canale e puoi anche accedere al Patreon dove ci sono i miei video riservati. Il secondo modo per sedurre un uomo che piace davvero a un uomo, il secondo atteggiamento, è ovviamente quello di provare all'interno ovviamente della vostra fisicità, della vostra intimità, il non utilizzo delle mani. Prova qualcosa di nuovo, quindi se già sei andata in intimità con lui, puoi fare questa cosa dove lo leghi un po' o eventualmente quindi lo blocchi dall'utilizzo delle mani, ma non solo a letto, quindi non solo a letto questa cosa, perché cosa piace a un uomo? Piace una donna che non si appiccica con le mani. Che significa? Con le mani, ciao ciao. No, non è quello, però significa questo. Significa che non solo a letto puoi utilizzare questa tecnica ogni tanto per aggiungere del brio e farlo impazzire che gli piace, ma quando stai con lui, quando se esci con lui, non ti accollare, non ti appiccicare con queste mani sempre che devi tenere le mani. Una delle cose che mi fa più fastidio è dover tenere le mani con una donna, stare sempre appiccicata, avercela sempre attaccata, sempre appiccicata. Mi sa molto di infantile. Ecco, questa cosa sicuramente è un linguaggio di comunicare, un linguaggio di espressione. Non farlo, quindi non appiccicarti, prova a fasi alterne, a giorni alterne a non dargli la mano quando state in giro. Sicuramente questa è una cosa che potrebbe apprezzare. Lascia che lo faccia lui. Il terzo suggerimento, quindi il terzo atteggiamento, sono i messaggi un po' maliziosi e smaliziati. Non mandare foto intime, chiaramente carine, diciamo dove provochi con la tua fisicità, ma piuttosto manda dei messaggi scritti di testo, dove alludi all'idea di poter parlare di qualcosa, di poter voler fare qualcosa, ovviamente di fisico, di intimo, che poi alla fine dei conti si verificherà soltanto quando vi vedete, non avrà l'impatto visivo, perché un uomo con le parole immagina, lo fai lavorare sull'immaginazione senza dargli la soddisfazione, ovviamente visiva, di vedere già di che cosa stai parlando nei messaggi. Il quarto suggerimento, il quarto atteggiamento è mandare delle immagini che però stimolino ancora di più l'immaginazione, quindi in quel caso come le parole che puoi mandare, che stimolano molto l'immaginazione, puoi mandare delle immagini che non facciano capire bene che cosa stavi facendo o come sei vestita, delle immagini che alludono, no? Magari non un'immagine completa dove si vede tutto, ma soltanto una parte, soltanto un leggero lembo di pelle scoperto, insomma, che faccia capire che c'è quell'idea. Ecco, questo piace a un uomo, sicuramente lo seduce. Altra cosa importante che puoi fare è portarlo all'interno della tua quotidianità, un uomo che è interessato a te potrebbe essere interessato a voler entrare nella tua quotidianità. Entrare nella tua quotidianità significa portarlo a fare shopping con te, portarlo a farti fare la spesa, a farlo investire, a farlo, farti aiutare. Ah, vienimi a dare una mano che devo fare la spesa, mi aiuti a scegliere qualcosa di buono per stasera. Poi magari tu scegli il vino, no? Ecco, lo inserisci all'interno di una tua quotidianità. Questa cosa ti può aiutare, ovviamente, nei modi più strani, perché in realtà lui investe, quindi
quindi quando fa delle cose di questo tipo sta investendo nei tuoi confronti, si sta ponendo nei tuoi confronti e non se ne accorge, questo aumenta la presa che ha poi nei tuoi confronti. Un'altra cosa importante che puoi fare, quindi il sesto punto, è sedurlo con un'immagine, un aspetto estremamente seducente, estremamente provocante, quindi a livello fisico. Quando però meno se lo aspetta, quando meno se lo aspetta significa che magari lui viene a casa, pensa che starete a guardare soltanto la televisione e tu, bam, lo sorprendi con un look super, super, super provocante. Ed ecco che in quel preciso istante hai creato uno spike, una botta emotiva, qualcosa che appunto provoca l'altra persona che gli fa pensare, cavolo, con questa persona sicuramente c'è qualcosa che, non so, mi sussulta, quindi mi fa venire maggiore attrazione. Questa tecnica ovviamente è da fare quando non se l'aspetta, non è da fare sempre. Comunque un atteggiamento che lo seduce. Eventualmente potrebbe essere qualcosa come addirittura aspettarlo in un abbigliamento completamente opposto da quello che si aspetta, quindi non solo quindi un look provocante, ma addirittura senza niente addosso. Può essere un'altra cosa importante e interessante che puoi fare quando lo inviti a casa. Ovviamente dovrebbe già esserci una relazione, una frequentazione installata, quindi avviata fra di voi. Un altro punto importante, che cos'è? Il settimo punto è fare una provocazione fisica spinta, arrivare eventualmente a un quasi, insomma, una quasi conclusione fisica, ma poi tirarsi indietro, quindi non andare alla completo, diciamo, di quello che potreste fare. Vi chiedo scusa, non posso essere molto esplicito perché sono stato reportato diverse volte perché sono troppo esplicito e quindi adesso purtroppo devo essere politicamente corretto, non posso usare dei termini espliciti. Questa è l'ipocrisia del mondo, mi dispiace, fosse per me. Quando sarà in eventi dal vivo sarò molto molto più esplicito. E quindi in quel caso che succede? Bam, diciamo lo porti, no? Lo porti soltanto, quindi senza fare cose complete, intendi, capisci cosa intendo? Quindi con un po' di, insomma, provocazione, no? Quasi rapporto, quasi orale, vai lì e poi eventualmente ti tiri indietro. Quindi ti tiri indietro, lasci che ci sia un'anticipazione, un'ansia dell'idea, ah cavolo, non è finito. Perché non finisce? Perché adesso è troppo tardi, adesso devo andare, adesso no, poi ho le mie cose. Insomma, non mi posso fare avanti. Non posso venire verso di te, devo tirarmi indietro. Ecco, questo può mandarlo ai matti, lo può sedurre. E poi c'è un'ottava cosa che puoi fare molto romantica: prenderti una doccia, farti una doccia con lui. A molte donne questa cosa può piacere o non può piacere, dipende. Nel mio vito trovo donne alle quali piace molto, donne alle quali non piace affatto, quasi un 50%. Però spesso, sai, vedo delle donne che, ah no, perché ho i capelli, mi si sporca e si bagna i capelli. Ecco, molto noiosa questa cosa. Perché invece non ti spingi in doccia? Gli fai un bel massaggio, ma poi in doccia anche lì usi il punto precedente, fai un po' di provocazione e vai indietro. Un'altra cosa molto piacente per un uomo è proprio il massaggio in doccia. Ecco, queste sono cose che puoi sicuramente utilizzare. E poi c'è l'ultimo punto, quindi il nono punto è lasciare il tuo profumo sopra i suoi vestiti quando non se ne accorge. Metti molto profumo, per esempio, da queste parti, quindi sulla parte del polso, in modo che ne rimanga un po'. Metti da questa parte molto più profumo, in modo che quando lo tocchi eventualmente in queste parti, lo lasci da questa parte, in questi modi, qui sotto, ok? Perché da questo lato eventualmente sarà sotto il suo naso e lo sentirà più spesso, eventualmente anche dalla parte delle spalle, quando lo tocchi, lo abbracci, ti accarezzi oppure lo metti il polso in questo modo proprio a lasciarglielo apposta e lascerà il tuo profumo in modo che lui si gira così e sente il profumo. Super, super, super importante. Quindi usa queste, credo siano 9 tecniche che ti ho dato, 9 atteggiamenti che piacciono ogni uomo e che seducono ogni uomo e che ti possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi nella seduzione maschile. Ricorda sempre che attrai un uomo attraverso la fisicità, lo seduci poi mantenendo un buon carattere e mantenendo ovviamente l'alternanza di momenti di up and down all'interno di un rapporto, di una frequentazione, senza farlo adagiare sugli allori. Quello è il modo in cui riesci a mantenere un uomo. Federico Picchianti qua, ti ricordo di iscriverti al canale, vai sul Patreon per tutti i miei video, vai giù nella descrizione per consulenze, i miei libri, entra nel canale gratuito e I'll see you in the next. Mi raccomando, iscriviti, un abbraccio.